Wait. You're the other one. The spirit. But the hound. I thought you were gone. Gone. No, no. Trapped. I spent years in Henry's fucked up world. When you sent him away, I could finally break free. That's why you're so important. You can finish this. Where is he? Where is my father? I don't know. Ah, ecco perché. For the first time in my life, I don't feel his presence. Sti pop-up del cazzo. I've been away for so long. Dov'è il tuo papà? Could you stay for a moment? Tell me how all this started. It all starts with a dead girl. Ok. Dai. Ok, dimmi come è iniziato tutto quanto. Did my father? No. He couldn't have. He wouldn't. He loved her too much. Iniziato una ragazza morta. Ok, l'ha finito il video. So, what happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell back there. It only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. It's the only place he could feel. Allora, non poteva andare dove hai fatto. Separated from his powers. From me. Came in handy once Lily became unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. Guess it runs in the family. Hmm.
When Richard... When Richard hurt her, it awoke something inside her. Something terrible. And it was only a matter of time before it got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's why he called me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? Quando dice le fece del male. You know where. The lake. Perché? It's coming. Time for you to go. I'll hold it off for as long as I can. I'm not leaving you. You can't always save everyone, Butterfly. Trust me. Sorry. No. Okay. E boh, dimmi quando hai finito il video. Adesso lei per terra svenuta. Raga, quindi recap, abbiamo recap. Detto okay. c'è sta struttura che è in Niva, non sappiamo se Thomas l'ha costruita, ma indubbiamente a una certa Thomas è andata a gestirla, perché a una certa era il presidente di sto posto, del cazzo, il gestore. Prima ancora Thomas praticamente era un bambino catturato, non ho capito, non mi ricordo se era stato catturato dai tedeschi, comunque seconda guerra mondiale, dai tedeschi, liberato dall'armata nazista. Esatto, una certa è stato liberato dall'Armata Rossa, finita la guerra, però l'Armata Rossa ha detto ma questo qua c'ha i poteri pazzeschi, e l'hanno ficcato in dei laboratori per fare degli esperimenti, solo che lui con questi poteri una certa se ne è liberato, perché rendeva dei vegetali questi come si chiamano, quegli scienziati, sì. E una certa ha vissuto una vita in fuga, finché una certa non è riuscito, col governo che lo cercava chiaramente, una certa non è riuscita a nascondersi, ha trovato un nascondiglio perfetto, diventando gestore di questo Niva, si è trasferito qui con la sua famiglia, esatto, eccetera eccetera. Fa due figlie, cioè c'è due figlie, praticamente esce fuori che magari un po' è anche genetica, ma sicuramente dai suoi studi emerge che praticamente questi poteri, se si manifestano, possono manifestarsi in chiunque, possono manifestarsi sicuramente in maniera diversa, ma tendono a manifestarsi con un trauma. Cioè nel momento in cui la persona o il bambino subisce un trauma, la sua anima si divide letteralmente in due e lui vede la comparsa di questi poteri, nonché di una parte, abbiamo visto, cattiva, volendo, sì, demoniaca, da tenere a bada, che se non tieni a bada possono essere cazzi. E va bene. Lui si è fatto la sua vita dentro questo Niva della Madonna. Coincidentalmente... uno che non so per quale motivo lui vedeva come un padre, come un mentore, che era Richard. Richard, esatto. Questo Richard, esatto, da bambino ha subito dei traumi,
questi traumi l'hanno portato, come abbiamo visto, ha perso quest'ultima, stava facendo una vita di merda, poi quest'ultimo spiraglio di speranza era questa bambina ebrea che, esatto, che si nascondeva, che lui vedeva com'è. Lui tendenzialmente nel momento in cui gli fanno fuori pure sta bambina a causa della madre che chiama i servizi, la polizia bestiale per far fuori il patrigno, esatto, lui dà di matto giustamente e si crea, quindi c'è anche in lui, c'è questo trauma, c'è questa serie di traumi che creano il mostro che è dentro di lui. Lui poi ricerca nelle altre bambine questa bambina. Coincidentalmente un giorno, quando questo qua comincerà a fallire nell'arte, perché questo qui nella vita poi da adulto faceva l'artista, sì, sì, comincerà a fallire nell'arte, Thomas lo inviterà a vivere in questo hotel al Nivo e dice: ma senti, fai così, fai che venire a stare da noi, tanto siamo amici, siamo contigui e ci gasiamo. Solo che succede che poi lui inizia a rimanere a contatto con i bambini, vede sta bambina, una delle due figlie di Thomas, che gli ricorda, insomma, gli ricorda la sua vecchia bambina, amichetta, esatto, va a finire che senza entrare troppo nel dettaglio, anche perché non ci viene spiegato, a una certa le fa del male, tra virgolette, ne abusa. Sì, esatto. Thomas in qualche maniera lo scopre, non so come faccia ad avere le prime avvisaglie di questa cosa qua, probabilmente la bambina avrà iniziato a comportarsi in maniera strana, non lo so, sta di fatto che poi ne ha la conferma vedendo gli sketch, perché lui a una certa l'avrà disegnata nuda sta bambina, avevo intuito, esatto, io, e va bene, questa cosa qua, nel momento in cui scopre questa cosa qua ha detto: no, allora, te hai toccato mia figlia, ma mi hai rotto il cazzo, siamo amici, ammazzo, siamo contigui, ma adesso è finita lì. E quindi gli entra nella testa, usa un'altra volta questo potere nel momento che non usava da un po', perché lui per scappare non l'aveva più usato. Non l'aveva più usato, poi ricordiamoci, lui era in conflitto con la sua seconda parte. Esatto, lui la sua esatto. seconda parte non la voleva, levati dai coglioni, la devi finire. E poi lui: oh, adesso chiedi il mio aiuto. No, c'era tutto questo discorso qua. Lo usa di nuovo. Ovviamente, se ti ricordi, non ricordo, vediamo la polizia che va a investigare. La polizia va a investigare, fa: ma sì, questo qua sì. com'è morto? Non lo so, è andata così, l'ho trovato così. Ma sei sicuro che l'hai trovato così? Sì, sì. Sta morte era sospetta. Anzi, in realtà non era nemmeno, non mi è nemmeno chiaro, perché noi vediamo una scena dove si parla di un cadavere, ma poi lui era diventato un vegetale. Era diventato un vegetale, in realtà non è morto. In realtà lui lo trasforma in vegetale, perché lui ha sto potere qua, cioè invece di... Esatto, però non mi ricordo, perché in quel ricordo lì, quando c'era l'investigatore, a me sembrava si parlasse di omicidio addirittura. Però no, a quanto pare era diventato un vegetale, e va bene. Sì. Tra l'altro, non vorrei sbagliarmi, non so, non mi ricordo se Ursula, l'infermiera che poi dà di matto, si occupava anche di Richard. Questo non me lo ricordo, mi manca questo pezzetto. Anch'io non me lo ricordo, magari è stato detto ma non me lo ricordo. Vabbè, sicuramente montando i video poi lo scoprirò e vedremo. Comunque sta di fatto che Richard diventa un vegetale. Questa situazione qua è sospetta, gli investigatori chiamano i servizi segreti o che cazzo è, dove fa parte questo Harry. Gli viene affidato il caso perché è un caso affine a tutte le robe che aveva fatto negli anni prima. E tendenzialmente lo sgama, questo arriva, cerca di avvicinare la bambina, ma la bambina è sveglia, cerca di andare da Richard, ma Richard è in stato comatoso. Ma una certa dice: senti, guarda, se cosa faccio, gli fa, adesso lo piglia, lo spacca, poi dà fuoco alla casa, adesso vedrai che i tuoi poteri me li mostri. E lui i poteri per mostrarglieli li ha mostrati tendenzialmente, però a quanto pare, anche se durante la cutscene, durante il video non sembrava, pare che la sua parte spirituale rimanga intrappolata nell'incubo di Harry. Perché se vedi, lui prova di nuovo a soffocare la parte bambina di Harry. Però la parte bambina a un certo punto non è innocente. Non ce la fa. No, perché pare che in Harry la parte bambina non fosse innocente, a differenza di Richard, del mangia bambini. Il segugio in realtà era un segugio, cioè questo qua già da bambino era uno scanna cristiano. Esatto. Sì, sì, sì. E quindi tendenzialmente è andata così, quindi rimane intrappolato in quest'incubo e in tutto questo una delle due bambine, che noi a una certa abbiamo pensato potessero essere una e una, no? Una è stata abusata, l'altra diventa il mostro. Invece no, tutta la stessa. Sembrerebbe in seguito all'abuso, sviluppa questo... Le cresce questo mostro dentro, la voce, questa voce dentro. Fauci. No? Fauci. Esatto. Proprio lui. Esatto. Che si nutre, eccetera. Praticamente lui a una certa salva queste due bambine, a quanto ho capito, perché a una certa Fauci, quando era troppo grosso, gli dice: senti, ma se tu mi liberi,
Poi teniamo presente che sta bambina era già una medium, quindi giustamente No, ti lei. sento più. Come non mi, Ok, ok. come non mi A un sento? certo punto sei saltato. Boh. Sono arrivato al punto in cui diventa grosso. Ok. Diventa grosso. Ricordiamoci che sta bambina era già una medium, praticamente in erba, perché aveva già Sì. questo, eccetera. A lui una certa le dice: senti, qua io, se volete, vi lasciala bruciare quella bastarda di tua sorella che per Esatto. colpa sua ci hanno portato via mamma. E questa cosa qua non mi è Sì, chiara, eh? Non è chiara. esatto. Questa cosa qua ancora deve essere spiegata. Lei dice: no, ma io le voglio bene, allora va bene, liberami. Perché se mi lasci libero, e Fauci era ancora dentro di lei, Sì. se mi lasci libero vi salvo tutte e due. E pare che così abbia fatto. Pare che queste bambine siano state salvate, solo che una era mezza bruciata e rimasta in coma degli anni. La protagonista La che stiamo protagonista, che usando. siamo noi, che ovviamente rimanendo in coma poi ha perso anche la memoria di tutto quanto è successo. Mentre l'altra bambina, a una certa, al padre diventa evidente che c'era questo mostro, e il padre va a ficcarla praticamente nello stesso bunker che aveva scoperto quando si è trasferito lì al Sì, Niva esatto, e per che stare tranquilli. aveva adibito per tenere fuori, anni prima, per tenere fuori la sua stessa parte spirituale, lo aveva adibito, l'aveva, insomma, aveva fatto delle robe col sale, con poteri magici, eccetera, l'aveva adibito a tenere fuori la sua parte spirituale. Coincidentalmente ha detto, vabbè, terrà fuori anche i mostri. E che problema c'è? E quindi ci ha ficcato la bambina in maniera da lasciarla separata dal mostro. Mostro che però a quel punto ha iniziato a fare schifezze in mezzo agli altri residenti del Niva. Esatto. La più importante diventa poi questa infermiera che non so in che maniera comincia a scannare tutti i cristiani dell'hotel e c'è la grande strage. Va bene. Lui praticamente ne impossessava uno, quando questo qua era consumato ne passava a un Un involucro altro. più potente, andava Sì, avanti così. davanti così. E ha Esatto. fatto tutta la Nu strage. esatto, nutrendosi di traumi, è arrivato fino a questa qua che era diventata pazza di merda perché era stata rifiutata dall'amore della sua vita e ha scannato tutti i cristiani. Cosa manca? Manca il discorso mamma, manca il discorso Marianne in tutto questo, cosa faceva, cosa sapeva, cosa vedeva, E sto eccetera. cazzo di l'inizio, lui Thomas che spara a questa qua ancora. Adesso gli ha detto che è viva. C'è un altro pezzo che manca. Fermo, dimenticavo. Francis, quindi questo custode del Niva, no? Pazzo, amico di Sì. Che Thomas, vabbè, che però scriveva a una famiglia che non c'era, eccetera, però viveva qua nel Niva, che una troviamo certa. nella tenda Che consumato, troviamo nella perché poi tenda è lui. consumato, dai sensi di colpa anche, tra l'altro, perché dice il cane, l'ho liberato io. Perché praticamente, pa però sta bambina soffriva, leggiamo nei documenti, ma sta bambina, poveraccia, chiusa lì, mi spiace. Praticamente a una Diciamo, ha certa, lui deve aver aperto dato, lei. esatto, deve aver dato maniera di aprire questo, di far ricongiungere il mostro con la bambina o di far uscire la bambina, non lo so. Cioè ha dato, in qualche maniera, liberando la bambina, ha dato più potere al mostro. Perché non è chiaro, perché poi la strage, ecco, una cosa che non è chiara è la strage del mostro è uscita nel frattempo, mentre la bambina era rinchiusa, mentre la bambina era già fuori, non si capisce. Questo non Questo si ci capisce manca. nel temporale, Questo ci esatto. manca. E poi c'è da capire sta bambina sparata. Nel senso, se la strage è successa dopo, ci può stare che. Però anche lì, la bambina che vediamo sparata, tutto inizia con una bambina morta. Noi non. Sì. Cioè, la bambina è bambina davvero. Mentre noi sappiamo che questa, una certa, c'aveva 16 anni, è stata rinchiusa fino a 16 Sì. anni. E quindi in realtà il discorso della bambina sparata. Tra l'altro, ecco, il Thomas Spirit. Ragazza, perché ho rivisto il video, più che una ragazza, perché ci sta che potrebbe a 16 anni avergli Ma. sparato. Non lo Boh, so, non lo ma so. tanto adesso lo vedremo Però perché dobbiamo tanto è andare viva, nel lago. tanto è viva. E tra l'altro ci ha detto no, Thomas non avrebbe mai potuto. E Esatto. quindi questo. Rimane da capire quello e da Lei sa capire. del lago perché l'ha visto nella visione, eh. Cioè, quando tu prima diciamo come fa Ah, lei a sapere dove cazzo perché le andare? spara sul molo, in quel senso lì. Capito? Quindi lui dice tu sai dove che devi andare Ok. e dobbiamo andare là. Boh. Ecco, tra l'altro c'è una piccola roba che non mi torna di tutto ciò. Se noi della bambina morta scopriamo qua, ok, del fatto che lui potrebbe ipoteticamente aver sparato alla bambina, lo scopriamo qua. Com'è che lei già prima sapeva di, tra virgolette, tutto inizia con una bambina morta? Cioè lei mentre si faceva la sua vita normale, senza avere ricordi di tutto ciò, l'altro la chiama, al telefono le dice tutto inizia con una bambina morta e lei, ah sì, minchia, è la mia frase, e allora parte. Ma non è vero, non Ma era ancora la non sua l'aveva visto frase. in una visione? Sta roba qua. O so io che mi sto confondendo?
Lei ha avuto questa visione di sto mondo, cioè all'inizio, no, non è una visione, è che all'inizio il gioco parte proprio con questa roba qua, foresta, Sì, e però. quindi lei per me lo vede in un sogno e poi questo qua al No, telefono gli dice sta roba qua. però devi fare attenzione. Perché noi vediamo quella roba lì? Perché all'inizio gioco, prima di poi avere un flashback di cosa faceva lei, che doveva seppellire il padre adottivo, Esatto. lei era già lì nella stanza, nel bunker antiatomico che lamentava Thomas, che raccontava le cose, che si accendeva la sigaretta. Noi adesso Ok. abbiamo appena rivissuto la scena di inizio Sì, sì, gioco sì, dove lei sì, sì, sì. racconta. E le cose che non tornano sono intanto il fatto che non fosse più lezza, perché all'inizio gioco lei era lezza, marcia. Vabbè. Però vabbè. E poi il fatto che lei già sapesse, perché lei lo dice qua, lo dice adesso a fine gioco, inizia tutto con una bambina morta, non lo Sì, è dice vero, prima. Questo a me non torna. Detto questo, se vogliamo provare ad andare avanti, vediamo un attimo che cazzo succede. Fa freddo intanto? O ha male al braccio? Non capisco. ho schiacciato continua e Ah, vediamo ma io sto già cosa. camminando, sono già qua. Ah, avevo io devo ancora caricare, ma tanto sappiamo che quei caricamenti. Sì, devi capire che PS3 qua, giustamente. Sì, Va un boh. attimino. Via. Boh, caricato anche a me, sto salendo le scale. Abbraccio This is it. concerto, non corre. The Ci place from siamo. my dream. I've walked this path a thousand times in my mind. L'ha I know sognato. every inch of it. But this time. Conferma che l'ha sognato. Something is different. Sto momento alla Death Stranding, raga. Ah sì, con la musica sotto. Musica sotto, la telecamera si allontana, lei nella natura senza HUD. E sta iniziando a essere l'alba, quindi Sì. fondamentalmente si svolge tutto in Tutto in una una notte. notte, tutto in una notte. Io mi sarei già fatto fuori dopo 2 ore, Sì, quindi comunque esatto, quindi lei lo sognava, sta ma. Sì. bambina sparata lo sognava. Pensa se esce fuori che siamo noi nel sogno a sparare la bambina. Cioè Pensa. noi adesso dobbiamo I'm getting ammazzarla. close. Mi I can sto feel it. avvicinando. Pensa. I can feel it so clearly Tutto now. chiarissimo, raga. Ma più o meno, nel A grandi linee è carissimo, però. chiarissimissimo, no? Guarda lì. Guarda là, sì. Parte il video. For you, little sister. Lily, I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. It was better that way. At least you had a life. That day. That day when the fire broke out at our house. I made a deal. The part of my soul that was tormented was set loose. You mean the monster? But why? To save you. It helped us escape the flames. But in return, I had to set it free.
decree to devour, to destroy, to kill. The Neva Massacre. Yes. All those people died so that we could live. Because I lived, so did my demons. Father knew my powers were too dangerous. He left you at the hospital so you could have a normal life. And what about you? Did he try to... No. Maybe he should have. But he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. Monster, he got out. And now you're here. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate. And the dream. The dream? But all I see is a girl. You. Shot dead. Here, on this pier. Hasn't it already happened? No. It's not the past you see. The dream. It's what I want to happen. What? It all ends in me. But... No! No! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why Sadness didn't want to go. But... You're my sister. That's why it has to be you. I'm not strong enough. It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. Lillianne, I can't. Please, don't make me do this. The only way to destroy it, to prevent further bloodshed. Lily? Mariette? What's going on? Skin suit. Now too small. Constricting. Outgrown. Don't need her. Suit. Light. Almost gone. Not dark yet, but it's getting there. There is another way. Marianne. No! Perché? Sulla base di cosa? What is she doing? It changes nothing! It's like you said. I'm your only chance! In altro modo. Aren't I? No, no! You need me. Ma che cazzo? A medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Marianne, please. I don't want Maybe this. It's not your choice. Maybe this is my story after all. Cioè, beh, però stai calmo. No! Stop doing this! Please, sister, set me free! No!
Stay back! Stay back! All of this is me. It has to be. It has to be you. He'll never stop. You can finish this. Only you can end this. You can't always save everyone, Butterfly. Pazzesco. Cioè, ma che ragionamenti di minchia fa? It all starts with a dead girl. Raga. Quindi? Stai scherzando? No, no, non ci voglio che... Stai palesemente scherzando. Tiro di coda. Stai palesemente scherzando, ma che cazzo dici? Non puoi finire così, profilo. Io li sto saltando, ti dico. Ok, c'è un video. Ok. E no, raga, perché? Fa! Ma quindi?